Siamo alla conclusione del torneo. Il secondo torneo Memorial Professor Augusto Quarantelli. Anche quest'anno si è ripetuta un'iniziativa che ha avuto un buon successo lo scorso anno e l'intento è sempre quello di ricordare una figura che ha illustrato la storia del paese di Borgotarno, il professor Quarantelli. Mi sembra che anche il valore tecnico delle squadre partecipanti sia stato elevato. Si sta disputando una finale fra la pallacanestro Virtus di Bologna e la pallacanestro reggiana di Reggio Emilia e i protagonisti sono veramente ottimi atleti, uno dei quali gioca già in Serie A, in prima serie con la Virtus Bologna. Siamo con il sindaco di Borgotarno, conclusione del torneo. Intanto un torneo che anche alla seconda edizione davvero, come diceva il dottor Vieti, si caratterizza per l'elevata qualità tecnica delle squadre partecipanti, il livello è altissimo e di questo dobbiamo ringraziare gli organizzatori, a partire dalle società di basket di Borgotarno, agli sponsor e anche tanti appassionati che come dottor Vieti hanno lavorato affinché anche quest'anno si potesse realizzare questo evento che riesce intanto anche a portare una grande attenzione della nostra cittadinanza, ma non solo, sul basket, sulla città di Borgotarno, e quindi il risultato credo che sia veramente positivo grazie al lavoro di tutti. L'appuntamento è sicuramente anche per la terza edizione, speriamo di riuscire a riconfermare queste quattro grandi squadre, di cui una legata a Borgotarno da un legame storico come è appunto la città di Písek nella Repubblica Ceca. Con la Repubblica Ceca c'è un legame particolare tra di voi? Sì, perché tanti anni, dai più anziani a quelli più giovani, che si tratta di rapporti che continuano anche fuori dalla pallacanestro. Ormai è un rapporto consolidato in tutti questi anni. Sicuramente oggi è molto bello vedere così tanti ragazzi al palazzetto, nel vero spirito con cui Augusto Quarantelli ha sempre allenato tutte le squadre e allenato i ragazzi. Un particolare ringraziamento va ai miei sponsor, a coloro che hanno consentito con il loro contributo alla buona riuscita del torneo, sicuramente in primis la Banca Popolare dell'Emilia e Conad Centro Nord, che con il loro appunto contributo hanno consentito l'ospitalità delle squadre. Per squadre juniores di società professionistiche. Si è visto in campo una buona pallacanestro da parte di questi ragazzi che, ricordiamo, sono tutti al di sotto dei 19 anni e il pubblico borgotarese ha anch'egli risposto in modo soddisfacente. Beh, come hai detto tu, effettivamente si è visto una buona pallacanestro, nel senso della qualità, dell'agonismo, dell'impegno, anche della correttezza in campo. Quindi queste sono le ragioni per cui abbiamo preferito realizzare un torneo giovanile, anche perché può essere ad esempio alle nostre nuove generazioni che affrontano con entusiasmo la pallacanestro. E quindi nel ricordo del professor Quarantelli, che naturalmente è stato il maestro di tanti giovani, questo modo di giocare e di rendere lo spettacolo piacevole ci dà grande soddisfazione.